ce n'è uno a Castelmaggiore, che era quello che ci ispirava, che si chiama da Igor... No, da Igor Corelli. No. No. Igles Corelli. Da prova a cercarlo. Iglesias. No, non è Igles è l'amico di Barbie. No, no, non è l'amico di Barbie. Da aspetta, no, ci dobbiamo arrivare. Ad Aiginio. No. Aiginio non è stella. Iniziava per I, sono sicuro. Condorello. 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 No, Condorello chi è? Aspetta, Condorello mi dice. No, 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 forse stiamo dicendo le robe un po' a caso, eh. Aspetta. Da... Stellato. Stellato. Da, da... Castel. Da... Non quello, no, Barbieri, a parte che Barbieri non ha mai avuto un ristorante a Bologna, Bologna, credo. Agostino Iacobucci. Iacobucci. Eccolo, no, Agostino Iacobucci. Vai a vedere il che piatti fa. 186 recensioni. No, ma guardami sul sito. No, 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 bisogna guardare qua perché sul Iacobucci. Sito ti pettina tutte le cose. Allora, ci troviamo alle porte di Castelmaggiore, sto leggendo la recensione grande di Ivan. Ivan, grande Ivan. Vediamo se becchiamo quella di Steve. Esatto, ah, può essere. Incredibile. Nella splendida cornice di Villa Zarri, già apprezzata per altra occasione. In che senso? Tra parenti un po'. Ma strano. Zarri a Bologna si intende altro. È vero, si intende. Condorello era la canzone, è vero, che ci diceva di ascoltare è all'inizio. È vero, là. È vero, è vero. Infatti diciamo, ma che cazzo, da dove proviene Condorello? Vabbè. È possibile scegliere tra tre menù oppure ordinando alla carta come in qualunque ristorante. Ma guarda le foto. Aspetta, a me insieme... non interessa delle parole. Dai, però è importante. Il mio personalissimo primo voto va alla seppia di spuma d'aglio, olio. Il mio primo posto. Il mio personalissimo primo posto. Che comunque ha messo 5 a tutto. Oh, vediamo, vediamo. Oh. Boh. Come faccio a scorrere? Qua. Qua. Cioè, questi... No, non posso scorrere. Qua. Attorno. Ma dove sei finito? Sulle foto che ha fatto Ivan. Ah no, no, non solo Ivan, ma anche gli altri. Generiche. Ma che fighe, ma questa è la villa. Questa dove vai? Cioè tipo vai in questa villa con tutte le statue. No, Barbieri sì, aveva il Forghetti, ma non era un ristorante stellato. E poi no, penso l'abbia già montato. Buone, che e poi non figo, c'hanno le aragostine. Ma cos'è, una pasticceria napoletana? Barbieri le stelle le prendeva per altri ristoranti che non erano suoi, ma lui lavorava. Ma il posto è serissimo. Poi non le prendeva lui direttamente. No, beh, ristorante. Sì, però in realtà è lui che faceva la cucina, quindi diciamo di sì. Ti danno i cilum di salmone. Sì, ma sti posti esci con la fame, non è vero, perché ma no, mille è vero, portate. È vero. Aspetta, non è che dovete andare in quei posti per riempirvi la pancia, no? Sì, se andate in trattoria mangiate un botto di... Beh, però guarda, è un popcorn. Questo no, ah, no popcorn. Bello. Questo è no bello, questo non bello. Ma sotto cosa c'è? Sotto, ma vai sul sito, almeno ti descrive i piatti. Se ok, qualche va bene, va bene. Sta fermo. Menù, menù, menù. No, scusami, no. Scusami, qua. Lo chef. Oh. Però vedi, qua sono tutti pettinati. Vabbè, ma almeno ti dice che cosa propone. Tu dici, boh, non mi ispira. Allora, io credo che lui sia campano. E mischi il... Non capisco... Ah, è qua, scusate. Uno però mi sembra. Ho capito. Leggo menù, dico dove cazzo sta. Stava sotto, avete ragione anche voi. Okay. Costa poco. Cioè, poco, però allora, molto peggio. 89 euro. Beh, no, 89 euro. 300 euro. Ma poi addirittura fighissimo che ci sono le coccole finali dello chef. Coccole finali. Oddio, così. No, intenderà qualcosa di... I coccoli. Ma no, sarà... Perché tu hai, allora, stuzzichino di benvenuto, il... Amuse-bouche. L'amuse-bouche, che è un po' quel... lo dicevo ieri con Frank, è quel salmone che al giapponese ti danno all'inizio. Ma, non, ma poi in che posto te lo danno il salmone? È, il posto di... è quello del pignotto, quello è l'amuse-bouche. La mortadella, la mortadella con, esatto, il pane. Poi, roba lì. Gambero viola. Ma non esiste il gambero viola. Che ne sai tu? Cos'è che viene? Di non fare due carezzine in testa alla fine. Può essere. Una pacca sulla spalla. Ma gambero viola esisterà? No. Cerca gambero viola. Gambero viola. Ma sì, ma sicuro. Che c'ho questa spada in mezzo al cazzo. Le coccole non le conoscete. Io le uniche coccole che conosco sono tipo crescentine fatte piccole a pallino. Lo gnocco fritto. Gambero viola. Tipi coccoli. Ok, abbiamo appurato che il gambero viola esiste. Vabbè, io l'ho che però è rosso. Io l'ho sempre dire. Chiamato gambero rosso. Pensavo, ma no, sarà un'altra. Sarà un spesa. Gambero rosso che tende al viola. Può essere, può essere. Vabbè, comunque. Gambero viola, ibisco, daikon. Ah, il daikon è quel frutto, quello gigante. Sì, quello è vero. È una mazza. Il quando vai enorme. Al sushi okay. E quelle frangette bianche, no? Ok. Vermouth e caviale asetra. Bello, ok. Ma bello qua, tu sai cos'è il caviale asetra? No, vabbè, però pensa a questo abbinamento di gambero, caviale. Ma cerchiamo cos'è il caviale. Aspetta, l'ibisco però. Aspetta, no, l'ibisco è la pianta. L'ibisco è il carcadè, il fiore quello rosso. Il fiore, ma no. Ma è il carcadè, fa vedere. Ce l'ho a casa, quello è quello che tutti gli inverni muore e poi rinasce. Ah, ok, ma si mangia?
si mangia l'ibisco? Fai infusi. Ah, non lo sapevo. Assurdo. Cioè, non hai bevuto mai l'infuso di carcere? No, no, no. La Ludovica non ti ha mai dato un infuso di carcere? Non lo so, non ci ho pensato. Non ce l'ho pensato. Vabbè, comunque, anguilla di Comacchio. Un candelone. Vabbè, pinoli, yuzu, ponzu e misticanza al gin. Qui c'è un po' di influenza asiatica dentro. Beh, un bot, secondo me. Totano, patate e dragoncello. Vabbè, quello è la roba che ti avanza. Beh, questo ci sta, è il primo che mi ispira, sinceramente. Totano, patate e dragoncello. Ma scusa, totano, patate e dragoncello è quello che trovi all'S lunga, tipo. Ah, ci sta, figo. Però al posto del dragoncello c'è il prezzemolo. Ah, c'è il prezzemolo, scusa, mi sono seguito. Appena confuso, sarà il totano, sarà il... No, il polpo. Sarà... No, sarà il totano. No, aspetta, il totano, scusa, il totano. Ti danno il polpo. Il totano non è il seppione. Sì. Il seppione non è il polpo. C'è anche, c'è no. anche quello. Cioè, ti danno il totano all'S lunga. Sì, il totano all'S lunga è senza. Sono le sei più piccole. I calamaretti. I calamaretti. Sì. I calamaroni. Quelli che noi facciamo. Che noi prendiamo sempre sti cazzo di totani. Tutte le volte vengono gommati. No, quella è la seppia. Ah, quella è la seppia, ok. Che abbiamo preso anche a Minorca e... Io non capisco perché ci sbattiamo continuamente la testa tutte le volte. E non sai se è cotta. Ma perché ti accenda la candela? No, questo. Se che sembra un botto una candela, effettivamente, come suggerisco. Ci mettessimo uno scoppino. No, è solo il bastone della vecchiaia. Sarebbe un sacco bello. Sono i moscardini. Seppia, spuma d'aglio, olio all'anduia e lime. Ok. Dove stai qua. Seppia, spuma d'aglio, olio all'anduia e lime. Napoli incontra l'Emilia. Non mi interessante. È una pizza. Boh, non ho idea. Agnello cotto nel fieno. Castelmagno. Cos'è il Castelmagno? È un formaggio. Aspetta, okay. Ma mi spiego. Ma tu sei un botto. Come fai a sapere cos'è? Guarda che segui Masterchef, c'è tutta sta roba. Ok. Però te la devi ricordare. Io ti ricordo che sono un principino raffinato. Ah, no, sei un principino raffinato. Assolutamente. Carciofi arrosto, pistacchio e lampone. Predesserte. Ah, il predesserte. Figo. Bello. Cosa avrà fatto? Secondo me, yogurt con. Yogurt al miele. No, io. Ma anche... ragazzi, predessert arriva. Ma è andato un predessert, ti ricordi? Yogurt con i lamponi. No, yogurt con gel di mango. Yogurt con gel di mango, c'hai ragione, cazzo. Che io proprio dicevo a Frank, caspita, ma quello lì, quando mi è arrivato, mi sono pentito di aver preso il dolce. Perché sei già sì, perché sei, sì. Cioè, se ti arriva di era perché caspita. Era troppo pesante. È vero. Infatti, quando l'hanno fatto a Masterchef l'altra volta. Secondo me è vero il devi dare una roba fresca fresca. Eh sì, deve pulire. Ti pulisca e non ti... Beh, questo ti fa impazzire. Questo ti fa impazzire. Babà a tre lievitazioni. Ti piace un po'... Why you, babà? Ma non mai capito. Mi devi... qualcuno mi deve introdurre a questa cultura. A me turba l'alcol. Io, cioè, perché io prendo il babà e mi ricordo... Cioè, no, prendo il rum. Prendo un babà. Oh, babà. Sento il rum e subito... Puoi mangiare anche senza rum, eh? C'è anche sì, senza room. Ma poi room. Dove lo trovo senza room? Che senso? Cioè tipo nella pasticceria. Cioè la pasticceria Ornielli te la danno stipato di alcol. Ma che ti ubriaco. È una roba assurda. No. Oh babà no. No, ma mi devi dire il... Cioè cos'è che trovi interessante del babà? È come farsi uno sciottino. No, non è vero. Beh, no, sicuramente per l'impatto per me. Dell'alcol è pesante. È pesantissimo. Però, non so, a me è proprio il lo strizzi e via, te suggerisco. Può essere, ci sta. Un bello strofinazzo.